Ciao a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di loro, e cioè la mia top 5 dei più bei film Marvel di sempre. Eh sì amici, questa non sarà una top 3 ma una top 5. Perché? Perché i film della Marvel sono talmente tanti e talmente belli che sinceramente non mi sentivo di tenerne fuori così tanti. Partiamo quindi dalla quinta posizione. In questa posizione mi sento di inserire assolutamente Ant-Man and the Wasp. Questo film con protagonisti Paul Rudd e Michael Douglas lo ritengo sicuramente uno dei più divertenti, se non il più divertente, dell'intera saga Marvel. Ma non solo, la trama del film infatti risulta essere assolutamente intrigante e coinvolgente, ma l'aspetto che salta di più agli occhi sono gli incredibili effetti speciali. La velocità con cui il protagonista si rimpicciolisce e si ingrandisce e addirittura diventa un gigante sono velocissimi e sono creati allo stato dell'arte. In cast sono presenti anche Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne. Quindi la parola d'ordine per Ant-Man and the Wasp è divertimento, ma anche grandissima spettacolarità. Ma procediamo spediti verso il quarto posto. Al quarto posto mi sento di mettere Black Panther. Questo film con Chadwick Boseman è uno dei più grandi incassi della Marvel. Pensate che il film è costato solo 200 milioni, ma ne ha incassati oltre 1 miliardo e 300 milioni di dollari. Inoltre è il cinecomic con il più alto numero di Oscar vinti. Parliamo di migliore scenografia, migliori costumi e migliore colonna sonora. Il film è semplicemente grandioso, dalla grande colonna sonora ai grandissimi effetti speciali, soprattutto i costumi, che lasciano veramente basiti per la loro realizzazione tecnica. Ma l'aspetto che più colpisce in assoluto è sicuramente la trama, molto intensa, molto matura per un film di questo tipo. Non voglio fare spoiler, ma sono certo che rimarrete assolutamente rapiti da questa vicenda fatta di eroismo, coraggio, abnegazione, ma soprattutto per i grandi valori morali che il film propone. Ma arriviamo alla zona calda della classifica. Alla terza posizione voglio mettere il film... Vi voglio dare un indizio. Avrete certamente capito che mi sto riferendo a Doctor Strange con Benedict Cumberbatch. Questo film è profondamente diverso da tutti gli altri film della Marvel, soprattutto per i temi che va ad affrontare. Per la prima volta infatti sentiamo parlare di destino, mantra, chakra, una sorta di film pseudo-religioso. Anche se la parola religione non viene mai nominata nel film, l'atmosfera che si respira è molto mistica e onirica. Anche qui grandissimi effetti speciali, in modo particolare le sequenze della dimensione specchio, dove tutto viene stravolto e messo sottosopra. Una menzione particolare va infine a Benedict Cumberbatch, il protagonista del film che interpreta appunto Doctor Strange. La scelta dell'attore infatti risulta essere azzeccatissima, in quanto Benedict Cumberbatch assomiglia in maniera assoluta alla sua controparte fumettistica. E veniamo alla seconda posizione. Al secondo posto non potevo non mettere il film che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe. Sto parlando ovviamente del film del 2008 che ha fatto iniziare tutto. Iron Man con Robert Downey Jr. Nessuno di noi, vedendo questo film, poteva immaginarsi che da lì a breve sarebbe stato il primo di una lunghissima serie che avrebbe creato un'epopea cinematografica senza precedenti. Robert Downey Jr. è azzeccatissimo per il ruolo. Posso tranquillamente affermare che Robert Downey Jr. è Tony Stark. È il ruolo che lo ha rilanciato nello star system hollywoodiano dopo anni e anni di anonimato. Il film è assolutamente spettacolare, oltremodo divertente e con una realizzazione tecnica perfetta. Nel cast troviamo anche Jeff Bridges, che è il cattivone del film, e Gwyneth Paltrow, che è assolutamente perfetta.
E non dimentichiamo che Iron Man è stato il primo film a farci vedere le scene nascoste dopo i titoli di coda. Una, in questo caso. Ma veniamo alla prima posizione. Il mio film preferito in assoluto della Marvel è Captain America The Winter Soldier. Captain America è il mio personaggio preferito in assoluto della Marvel, anche se il primo film, pur essendo stato ben fatto, non mi aveva convinto appieno. In questo The Winter Soldier, invece, la rivalità fra Captain America e il suo amico nemico Bucky, Winter Soldier, è assolutamente esplosiva e dà vita ad un film capolavoro. Nel cast possiamo trovare anche Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson. Come per Doctor Strange, anche Captain America The Winter Soldier risulta essere molto diverso da tutti gli altri film della Marvel. Questo film, infatti, è un film di spionaggio barra azione. Sequenze assolutamente spettacolari, ma soprattutto la trama, infarcita di missioni segrete, spie, prove ed indizi da trovare, assolutamente un capolavoro. Nonostante nel frattempo siano usciti molti e molti altri film, ritengo ancora oggi Captain America The Winter Soldier assolutamente imbattibile. Questa era la mia top 5 di film preferiti della Marvel. E la vostra qual è? Scrivetemela nei commenti e appunto la commentiamo. Io intanto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!